Ho appena tolto il cestello, mettiamo, montiamo la nostra gelatiera, clac clac fatto. Allora, come vi avevo anticipato, ho voluto usare il latte senza lattosio HD. Vediamo un po' come viene oggi il fior di latte. Allora, accendiamo, versiamo. Ok, ci vediamo tra 40 minuti. Intanto che il gelato, diciamo che sembra che venga anche con latte HD, senza lattosio. Preparo delle albicocche, mettiamo dello zucchero e al posto del limone, ricordate il mio limoncello? Metterò un po' di limoncello. Ecco qua, bel cucchiaino di limoncello, guardate che spettacolo, che profumo il mio limoncello. Adesso li amalgamiamo. In teoria, mettendo il limoncello al posto del limone, non dovrebbero annerire, quindi fa doppio effetto, un po' diverso come gusto. Ecco qua, adesso aspettiamo che venga pronto il gelato. Sono passati 15 minuti, niente male, niente male. Che è pronto esattamente 35 minuti. Voilà, ah, è venuto. Ho fatto partire un goccio di buono assai, guardate che bello. bello, guarda, proprio spettacolo, guardate un po'. Che dovrebbe essere anche più leggero. Facciamo ancora un pelino e poi quello che rimane mi toccherà mangiarlo. Due belle coppette, come vedete, con 200 ml di latte, 200 di panna e 55 di zucchero. Ecco qua, vengono fuori proprio due belle coppette per voi. Adesso prendo anche l'albicocche. Ecco qua le nostre albicocche. Gelato, albicocche al limoncello.
due albicocchine per gustarlo. Ragazzi, il gelato buonissimo, leggero, buonissimo, ma l'albicocca col limoncello e lo zucchero, che bontà, l'abbinamento perfetto.